Ciao, buonasera a tutti. Iniziamo con la mezz'oretta di rito. Un saluto a voi che praticamente avete voluto partecipare a questo incontro che la Guardienza ha voluto organizzare per, diciamo, stare sempre al passo con le valutazioni di miglioramento qualitativo dei prodotti e valorizzazione del territorio. Questa sera parleranno il professore Scienza, conosciuto a tutti, non c'è bisogno di presentazione perché sennò devo stare almeno 2 ore a fare la presentazione del professore Scienza, e il dottore Cotarella e lo stesso praticamente, quindi abbiamo l'onore e il piacere di avere veramente 2 persone del mondo vitivinicolo conosciute a livello internazionale per la qualità e per la capacità. Siamo onorati come cantina di avervi, perché abbiamo visto ci sono autorità politiche, perché ci sono sindaci, ci sono tecnici, ci sono agricoltori di Anguati, ci sono proprietari di cantine, amministratori di altre cantine, e noi speriamo di poter continuare insieme a tutti quanti voi questo percorso, cercando di migliorare, avendo degli approcci scientifici che ci permettano di portare avanti le nostre aziende e di valorizzarle sempre di più. Non voglio potermi oltre, praticamente diamo la parola immediatamente al professore Scienza, che ci illustra la sua breve relazione, che è ridotto praticamente a una mezz'oretta, perché dovrebbe essere una relazione molto lunga. Speriamo che praticamente sia per noi, come sono al solito, un grande piacere. Prego. Cercherò di parlare degli effetti del cambio climatico che voi tutti i giorni subite sulla vostra pelle, non in modo pessimistico però, non in modo negativo. Io voglio farvi capire che il cambio climatico può essere anche un'opportunità. Vedete, l'immagine che voi vedete è quella di una montagna che ha un crinale. E la parola crisi in greco significa crinale. Perché crinale? Perché la crisi, il crinale, impone una scelta di andare da una parte piuttosto che dall'altra. Ecco, voi siete di fronte in questi anni a delle scelte che possono essere, direi, elementi di progresso per la vostra azienda, non elementi di disagio o di perdita di qualità o di produzione. Quindi io cercherò di farvi capire come le due cose, il riscaldamento globale, sia fortemente collegato alla sostenibilità economica, come le due cose in fondo devono viaggiare, devono essere legate. Questo è un quadro generale. Io non entro nel dettaglio, ma solo per farvi capire come il cambio climatico, che non è solo legato all'aumento di temperatura o alla cattiva gestione delle piogge, ma anche all'aumento della CO2, è in effetti fonte di problemi. Alcuni problemi, dico, voi li avete verificati sulla vostra pelle, dicevo. Quindi l'alterazione dei processi di maturazione, cioè l'accelerazione dei fenomeni di maturazione, lo stress idrico, cioè la mancanza dell'acqua e almeno alcuni periodi dell'anno, i fenomeni di ustione sulle vacche, sono cose che così macroscopiche che si vedono, sono cose molto più intime, delle cose molto più, direi, recondite, come il cambiamento della vita, per esempio, della biodiversità del suolo, come cambia il comportamento dei batteri, dei funghi, come cambia il comportamento degli insetti, come cambia lo spettro floristico. Ci sono cose quindi molto meno evidenti, ma altrettanto importanti, che hanno un impatto più a lungo periodo, forse apparentemente, economicamente non dicono niente adesso, ma in futuro certamente avranno molto più importanza.
E quindi noi dovremmo reagire a questo. Reagire in questo momento vuol dire chi può sposta la viticoltura in zone più fresche, modifichiamo lo stile dei vini, e questo lo farà il dottor Cottarella con le sue capacità, con la sua scienza, cioè lui cerca di adattare la materia prima che arriva in cantina al gusto anche del consumatore che cambia, modificare, modulare le tecniche culturali, questa forse è la cosa che voi potete fare in tempo breve, e poi ci sono gli interventi genetici che sono più lunghi nell'applicazione, ma sono i più efficaci, sono quelli che danno, parleremo di porti innesti noi in questo campo, ma ci sono anche altri interventi che potrebbero essere utilizzati. Non entro nel spiegarvi cos'è successo negli ultimi 70 anni, 80 anni della nostra viticoltura, qui ci sono, vedete, alcuni fenomeni che sono successi nel cambiamento, in particolare il rafforzamento del ciclo vegetativo, ogni grado di aumento ci sono 6-8 giorni di rafforzamento delle fasi fenologiche, dal germogliamento fino alla maturazione. E in effetti i fenomeni, vedete, poi di accelerazione sono molto diversi nelle fasi, per esempio il cambio climatico ha provocato una riduzione di 6 giorni nel germogliamento, non è anticipato di molto, ma ha cambiato invece in modo sostanziale anche 20 giorni il tempo di maturazione, quindi le varie fasi fenologiche sono fortemente in modo differenziato modificate dal cambio delle condizioni climatiche. Anche qui una serie di indicazioni, volevo farvi notare delle cose che sembrano ben importanti, per esempio il cambiamento della fertilità dei suoli e nell'erosione, le modificazioni delle manifestazioni dei parassiti vegetali e degli animali, tutta una serie di altri fenomeni che dico voi non vedete, ma che sono invece molto importanti in medio e lungo periodo. Uno delle cose direi più drammatiche in termini di previsione, se il clima non cambierà, se il clima continuerà ad avere questo incremento di temperature, si prevede che nei prossimi anni mediamente ci sia un aumento di temperature di 2 a 3 gradi, che sembra poco dal punto di vista così della nostra sensibilità, ma per gli animali, per le piante è una cosa enorme. Vedete tutte quelle zone che sono segnate in più scure, qui non si vede bene, ma in blu sono le zone che nel 2050, ma deve arrivare un po' alla volta, saranno soggetti a desertificazione, cioè in quelle zone sarà molto difficile operare e fare una viticoltura se non si ha acqua a disposizione, perché le condizioni di fertilità dei suoli saranno talmente degradate, saranno talmente alterate che non si potrà più avere una viticoltura conveniente. Allora, io penso che il ruolo del clima, rischi e opportunità. Vedete, il clima condiziona la vita a 3 livelli. Un livello sulla produttività, quindi questo può succedere con una grandinata, una gelata. È un fenomeno meteorologico, anche una grandinata, anche una gelata. E quindi noi abbiamo un rischio sulla produttività. Quell'anno perdiamo la produzione, una parte. Poi abbiamo invece una variabilità climatica regionale o stagionale, che è quella che caratterizza, direi, attualmente, no? Avremo un anno caldissimo, il 2014 piove molto, un sacco di guai, 2015 molto caldo e poi improvvisamente durante la ventennia la pioggia, quindi abbiamo una variabilità nella produzione e nella qualità. Però quello che noi avremo in medio lungo periodo è il cambiamento strutturale del clima, cioè l'incremento della temperatura e il cambio delle piogge provocheranno veramente dei grandi problemi ai quali noi dobbiamo adattarci, perché mentre negli eventi climatici ambientali, quello della grandinata o quello anche delle annate più o meno variabili, come tutti voi sapete, non possono farci niente, qui dobbiamo invece reagire, e l'adattabilità è la parola d'ordine sulla quale noi dobbiamo operare. E qui ci sono alcune delle adattive, io non entro nel dettaglio, ma naturalmente tra queste vedete cambio varietale, ma non si può fare sempre con grande facilità, come non si può neanche delocalizzare la viticoltura. Invece bisogna investire nella creazione di nuove varietà
e qui c'è il discorso dei contesti, ma anche delle varietà che nei prossimi anni speriamo di poter modificare attraverso interventi di genetica, non con l'incrocio, ma attraverso l'introduzione di geni che mi consentano, per esempio nel caso della società, di avere un miglioramento nel rapporto dello stress osmotico, e quindi una, direi, introduzione di tecniche di gestione dei vigneti e delle cantine. Cosa fare allora? Qual è la soluzione? È l'innovazione. L'innovazione è, direi, il motore con il quale noi dobbiamo reagire. Non possiamo accontentarci di subire, non possiamo sperare di cavarcela con le risorse intellettuali o l'esperienza degli anni passati. Dobbiamo mettere in atto una serie di interventi che sono prodotti dalla ricerca, sono prodotti dalla sperimentazione. Caso stesso voi appartenete a questo gruppo importante, questo VRT, che è un gruppo fortemente, direi, portato l'innovazione. Dovrà nei prossimi anni dare alle aziende che sono socie di questo gruppo degli elementi di progresso, cioè dare a loro qualcosa in più rispetto ad altri. E quindi l'innovazione è il prerequisito per trovare delle soluzioni. E quindi l'innovazione si forma attraverso una collaborazione tra l'azienda e l'università, e serve a, come dico, attraverso anche il cofinanziamento, a portare rapidamente l'innovazione. Qui ho messo i cinque punti, non entro nel dettaglio, su cui si sta sviluppando in questo momento l'innovazione, la ricerca di soluzioni al problema del cambio climatico. Da un lato la reticola di precisione, che è uno strumento formidabile per razionalizzare le azioni, cioè per diminuire la variabilità, vedremo nelle prossime slide, per consentirci di capire, di prevedere quello che succederà in quel vigneto, non di subire e intervenire quando le cose sono successe, ma di capire con un anticipo di qualche settimana, di qualche giorno, quello che potrà succedere e quindi reagire. L'altra cosa è la sostenibilità con le resistenze, cioè riuscire a trovare dei sistemi di resistenza ai porti innesti, per esempio. Allora le nuove varietà tolleranti di antibiotici, quindi lo sviluppo di, diciamo così, di varietà che possono essere coltivate senza i trattamenti che noi facciamo adesso, nuovi porti innesti e riduzione dell'impatto ambientale. Non entro nel dettaglio, ma tanto che poi le chiederemo alcune. Una cosa che abbiamo dimenticato in tutti questi anni è il ruolo strategico che ha la radice. Noi siamo abituati a vedere la nostra pianta dalle foglie, dai germogli, dallo sviluppo, dalla produzione. Non ci rendiamo conto che tutto quello che vediamo in mondo è il risultato di come vive la radice. Il cervello di una pianta è nella radice, è la radice che gestisce tutto quello che poi voi vedete e raccogliete. Guardate, qui ci sono sei esempi di radici. Questi qua sono la testimonianza della sofferenza di queste piante. Direi, la prima è una radice che va in profondità, la seconda è una radice addirittura che cerca di scappare dalla profondità, si sta piegando così, vuol dire che è in una condizione di ossia, è in una situazione di stress idrico, di eccesso di umidità. Quella è una buona radice, per esempio. Questa è una radice che ha trovato un punto di ostacolo, un crostone, e quindi va in orizzontale per un po' approfondirsi. Quella è un'altra radice che si è approfondita e poi è risalita, e così via. Vedete, se noi analizziamo il comportamento di questa radice, comprendiamo cosa c'è sotto e quindi cosa dobbiamo evitare. E naturalmente il comportamento poi di una pianta radicale che soffre lo vediamo dall'esterno, quindi tutte le condizioni di compattamento, per esempio, tutte le situazioni di non lavorazione fatta con le frese che creano le suole di lavorazione, la perdita di sostanza organica, il problema dei nematodi, vettori di virosi che indeboliscono la pianta e quindi riducono la sua capacità di reazione anche a queste cose, quindi la necessità di dover utilizzare delle piante dei vegetali che riescano ad eliminare o a ridurre l'effetto di questi nematodi, e quindi gli stress idrici per eccesso di acqua o anche per mancanza in alcuni casi, l'eccesso di azoto molto spesso, tutta una serie di cose che si ripercuotono negativamente sul apparato radicale. Ecco, un intervento molto efficace, molto semplice, che però non è molto utilizzato da noi per dire l'Italia, ma è molto usato nei paesi tipo la Germania, la Francia, la Svizzera, l'Austria, è quello di utilizzare dei Reaper.
cioè devi lavorare non in superficie che non serve a un fico secco, perché serve a evitare la concorrenza delle specie infestanti eventualmente, ma anche lì se noi lasciamo il prato abbiamo un terreno che ha forzanza, che può sopportare il peso crescente delle macchine che usiamo. Voi paragonate le macchine attuali a quelle di 15-20 anni fa, i trattori sono molto più pesanti, si portano atomizzatori di 10-15 quintali, le vendemmiatrici, tutte macchine che compattano, stressano il suolo, lo rovinano. Allora noi dobbiamo reagire, allora condizioni di portanza migliori, ma non solo, dare in profondità ossigeno, dare in profondità la possibilità a queste radici di vivere. Le radici non vivono senza ossigeno, perché l'attività radicale è un'attività di respirazione, come noi respiriamo, la radice respira in profondità, si assorbe elementi minerali, li assorbe perché mette in atto un meccanismo di sostanze di trasporto all'interno della radice, frutto di un metabolismo, frutto di una respirazione. Quindi assorbe quello che serve solo se può respirare, e può respirare solo se noi gli diamo ossigeno, solo se noi riusciamo a, con dei ripper di diversa forza, a dargli. Il portinestro è fondamentale nella pianta. Vedete, qui sono due ricerche, una in Toscana e una in Puglia, che dimostrano come la produzione per ceppo di queste piti, di questo vigneto, è legata quasi il 50% al portinestro. Non è legata alla varietà o all'annata, no, è il portinestro che decide quasi la metà della risposta della pianta in termini produttivi. E qui abbiamo veramente in questi anni dimenticato questa importanza, perché gli ultimi portinestri, pensate, li hanno fatti per la fillossera e per i terreni calcari a fine 800, 1888 è nato l'ultimo portinestro, quello che voi usate, i vari Paulsen, i vari 140 Ruggeri, il Cooper, il 420, sono tutti fatti alla fine dell'altro secolo, dell'800. Dopodiché ci siamo fermati. Perché? Perché abbiamo sottovalutato il ruolo del portinestro, perché le condizioni di coltivazione erano molto più agevoli, si lavorava con gli animali, si zappava, non c'era il rischio dello stress, i terreni venivano, finito un vigneto, venivano lasciati riposare 4-5 anni, ciò che noi non facciamo più. Quindi noi ripiantiamo un vigneto in un terreno stanco, in un terreno pieno di tossine, in un terreno che ha un carico biologico altissimo di nematodi, e tutti, sia parassiti che vettori, non abbiamo sostanza organica, e quindi mettiamo i nostri portinestri in una condizione molto difficile. Quindi costruire nuovi portinestri è stato per noi in questi 30 anni un progetto importantissimo. Questi sono quattro portinestri della serie M, vedete, M1, M2, M3, questi sono i genitori di questi portinestri. Abbiamo introdotto il cortifoglia, che è una specie che non si è mai usata, ma che vive in Arizona, nel Texas, nelle condizioni più difficili, perché sono condizioni subdesertiche. Quindi introdurre sangue di cortifoglia vuol dire introdurre una grande resistenza alla siccità, per esempio. Abbiamo potenziato la presenza della Bernardine, che è entrata 2, 3, 4 volte nei portinestri, non è più Bernardieri per i quali, ma per le Bernardieri, ancora per Bernardieri, ancora per Bernardieri. Cioè abbiamo cercato di sostituire il sangue della riparia con la Bernardieri, sempre mantenendo la capacità di radicare bene. Allora, questi quattro portinestri, cui il 4, l'M4, è certamente il prototipo per una viticoltura difficile di stress. Vedete, guardate le differenze, qui sono tre zone dell'Italia, Trentino, Toscana e Calabria. Quindi, come vedete, con i vari colori sono le quantità di radici dei vari portinestri. Il confronto è tra il Paulsen, M1 e M4. M4 è il blu, M1 è il rosso e il verde è il Paulsen. Guardate come nei tre ambienti la distribuzione della radice è molto diversa. Per esempio, non so, in Calabria in profondità abbiamo pochissime radici. Cioè lo stress, l'eccesso di acqua in quell'ambiente probabilmente ha provocato una riduzione. Guardate invece in Toscana come ci sono molte più radici in profondità, e come l'M4 sia il portinestro che va più in profondità, mentre in Trentino, in condizioni molto diverse, molto particolari, sono tutte quante in superficie le radici, e in superficie il più importante di tutti è l'M4. Quindi vedete come i tre portinestri distribuiscono in tre zone diverse le loro radici. Un
Un altro aspetto importante che abbiamo sempre sottovalutato è il rapporto fra quantità di radici e quantità di apparato foliare. Perché questa considerazione? Perché è un po' come quando noi, non so, abbiamo un grande fisico potente e abbiamo piccoli piedi, quindi abbiamo una certa fragilità nel muoversi. Allora, se io ho un apparato radicale molto grande, posso pensare di avere anche un apparato foliare molto grande. Quindi l'equilibrio nasce da un buon rapporto fra questi due. Se voi guardate i punti destri che sono qui in basso, questo è un terreno siccitoso, il vitigno lo uscirà, e il terreno siccitoso d'estate, guardate, verso 420 hanno praticamente poche radici così, e in relazione all'apparato radicale che è quasi uguale. Se io vado sul pouch, vedete, ho un apparato aereo abbastanza modesto, ma ho il doppio di radici. Con l'M4 io riesco ad avere foglie e uva naturalmente molto di più di quanto ho con l'SO4 o con la 15 liter, ma la cosa importante è ho molte radici, quindi ho una capacità di assorbire acqua, per esempio anche in stress, o comunque di reagire anche ai danni che può provocare qualche nematode, e quindi e la stessa cosa capita in terreni, vedete, che sono umidi, spinti in primavera, come capita spesso anche da voi, di avere tanta acqua in primavera e poi d'estate andare in sofferenza. L'M2 in questo caso, vedete, è quello che riesce ad avere un apparato aereo molto interessante, ma ad avere molte più radici. Questo è importante, quindi questi portinnesti nuovi riescono a reagire meglio allo stress di quelli vecchi. Qui ci sono alcune considerazioni sulla produzione, sullo zucchero, qui non riuscirà sempre a confronto, è stato uno dei vitigni sui quali abbiamo lavorato molto, ma vedete come in effetti la produzione per ceppo, sia sui vitigni regionali che sui vitigni sullo Shiraz, è direi molto diversa nei portinnesti M rispetto agli altri portinnesti. Questo è un esempio molto facile da capire, siamo a Rufino 2013, siamo di siccitoso, guardate, qui abbiamo il Cabernet Sauvignon su 41 e lì su M3. La differenza, qui stiamo raccogliendo i campioni per le analisi, per fare i controlli, non serve tante analisi per capire che i due filari sono completamente diversi, che l'adattamento di quel portinnesto a quel suolo e a quell'annata è certamente migliore. Ecco, questi portinnesti sono fatti dall'Università di Milano, attraverso un finanziamento fatto da fondazioni bancarie, che si è costituita una società fatta da 10 grandi aziende italiane, che ha acquisito il brevetto dall'università e l'ha poi ceduto a ICR per la moltiplicazione. E ICR, Rauscedo, è il vivaista che nei prossimi anni ha l'esclusività per produrre le piante. Ecco, ancora una volta l'importanza di questo gruppo, questo manager team, questo gruppo a cui appartenete, di provare per primo in Italia in modo diffuso questi portinnesti. E questa è una grande possibilità che abbiamo nei prossimi anni di valutare anche da voi il valore di questi portinnesti in condizioni anche difficili, particolari. Non entro nel dettaglio, ma un altro aspetto molto importante in questi anni, abbiamo esagerato molto spesso nel allevare rapidamente una vite in produzione. I più anziani tra voi si ricordano sicuramente come ci volevano 3, 4 anni, 5 anni prima di arrivare ad una pianta sviluppata. Adesso in 2 anni la pianta produce. Qui addirittura siamo in Sicilia, vedete, questa è una pianta che ha 2 anni, è il secondo anno per dire. Trancio è il primo anno, cimato, 2 femminelle, la struttura della pianta è su 2 femminelle. Ecco, voi immaginate quel fusto, quella pianta, fusto piccolo così, quello non crescerà più tanto, non potrà mai diventare un grande fusto, perché il fusto della vite, che è una liana, non è come il fusto di un mandorlo o di un pero, cresce molto poco, ha un atteggiamento molto particolare. Quella pianta sarà sempre una pianta molto soggetta allo stress, molto più soggetta delle altre piante. Guardate, cosa succede? In quelle piante così stressate, l'assorbimento dell'acqua nel suolo è inadeguato al consumo delle foglie, che sono molto più sviluppate delle radici, e si creano queste cavità, come delle bolle d'aria nel sistema cinematico. Cosa provocano? Provocano questi disseccamenti. Questa è una delle cause più importanti
di disseccamento che voi date il colpa all'escavo, date la colpa alla malattia del legno, è molto spesso dovuta al disseccamento provocato dalla morte all'interno del fusto di quelle cellule vascolari del xilema, per più tale reazione di chiusura delle tille, e poi si va, dopo 7-10 anni queste piante cominciano a deperire, per forza, perché hanno la metà della loro capacità di trasporto, e poi naturalmente le cose si peggiorano e diventa poi esca, chiamata esca, ma l'esca è una conseguenza finale. Qui ci sono delle necrosi da carie, così, che sono dovute a queste cose. L'altra cosa importante è lo sviluppo della biodiversità per le resistenze. Qui abbiamo un esempio di pomodorini, dei pomodori, non sono mica nati così questi qui. La natura fa un solo pomodoro, che va bene in quell'ambiente e basta, perché l'obiettivo della natura è di avere un individuo che meglio si adatta agli altri. L'uomo ha creato la biodiversità, l'uomo ha creato centinaia di tipologie di pomodoro. Ecco, noi dobbiamo pensare di fare la stessa cosa con la vite, ma non per perdere le varietà. Anzi, dobbiamo tenere le varietà nostre, ma creare in quelle varietà dei fattori di resistenza. Vi faccio un esempio di cosa ha provocato il freddo dal 1300 al 1700 in Francia, in Champagne. Vedete, qui abbiamo un grafico molto bello, vedete, dal 1000 d.C. fino al 2000, quello è il valore medio della temperatura, quello punteggiato, e tutte le curve che vedete sono le variazioni di scarti per temperature in più o in meno rispetto alla media. Vedete, abbiamo un periodo molto caldo in Europa, dal 1200 al 1300, si chiama ottimo climatico medievale, e la Champagne coltiva pino nero, non faceva plumante, non faceva vini frizzanti, faceva un pino nero. Improvvisamente le cose cambiano, dal 1350 più o meno l'Europa si raffredda e naturalmente il pino nero non matura più, non riescono più a fare un pino nero. Cosa fanno? Coltivano il gue. Il gue è un vitigno che veniva dalla Pannonia, dalle regioni dell'Ungheria, da una zona molto fredda, maturava in condizioni anche molto difficili. Questo gue si incrocia con il pino nero, un incrocio spontaneo, ma l'uomo lo seleziona e dà un giorno Chardonnay. Lo Chardonnay, Pandoremo, Rioja, sono tutti figli di quell'incrocio spontaneo. Il punto di minima è il 1609 con la grande gelata, e naturalmente quello rappresenta il momento in cui nella Champagne cambiano le varietà. Si riduce la zona di coltivazione, della zona che attualmente è coltivata più o meno, ma più che altro non vengono più piantate né pino nero né gue, ma l'incrocio di questo qua. Questo per dire come l'uomo ha sempre reagito alle condizioni ambientali, ed è stata un'opportunità, perché la qualità non poteva essere data dal gue. Gue è un vitigno, gue in francese è dispregiativo, è un'uvazza, ecco, per intenderci. Lo Chardonnay nasce dall'incrocio tra gue e pino nero ed è il grande progresso genetico. Allora l'incrocio diventa lo strumento formidabile. Qui abbiamo un esempio di incroci fatti in questi anni, introducendo anche la resistenza di questi vitigni, quello è ungherese e questo si bianco è ungherese, il Tokaj migliorato, il Sauvignon migliorato. È una strada, ma non è l'unica strada e non sarà la strada più importante. La strada più importante, non entro nel dettaglio, si chiama correzione del genoma. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi riusciamo a operare con un'operazione di chirurgia sul DNA, ma non solo OGM, togliendo quel gene o quei geni che impediscono alla nostra vitis vinifera di esprimere una resistenza. La vitis vinifera dentro di sé ha un dominio di 500 geni di resistenza alle malattie, ma non si esprime. C'è un sistema di controllo che non è stato rimosso dalla rivoluzione e quindi impedisce a queste piante di... E noi possiamo togliere la coesione del genoma. Come si fa? Beh, la scoperta è una scoperta recente e viene dalla medicina umana. I batteri, per difendersi dai virus, sono nemici i batteri e i virus, cosa fanno? Producono degli enzimi di taglio. I batteri usano questi enzimi e taglia a pezzi il DNA del virus. Il virus è una sequenza di RNA, è un RNA. Ecco, noi utilizziamo questi enzimi di taglio che tagliano in punti particolari, riusciamo a tagliare il DNA della vite nel punto in cui c'è il gene inibitore, togliamo quel gene e la pianta va in resistenza. Noi abbiamo già degli Chardonnay resistenti all'olidio, perfettamente all'olidio. Adesso stiamo introducendo
cioè togliendo la parte dell'iniezione della peronospora, avremo anche poi una pianta. Ecco, vedete qui l'operazione descritta un po' meccanicistico, vedete lo scavatore che prende il pezzo che non serve, il camion lo prende, lo porta, lo sporta e lo tira via. Cioè, è un'operazione sembra complicatissima, ma si può fare. I progressi della ricerca molecolare sono veramente importantissimi. L'ultima cosa, e poi finisco con la 5 minuti, è quello della viticoltura di precisione. Ecco, io ritengo che noi possiamo reagire allo stress provocato dal cambiamento climatico coltivando in modo più ragionato i nostri vigneti. Cosa vuol dire ragionato? Vuol dire che noi, purtroppo, per la nostra mancanza di conoscenza, molto spesso non consideriamo che un vigneto è una entità biologica estremamente differenziata. Non c'è omogeneità. Le nostre piante non sono tutte uguali, voi sapete benissimo, quando andate a potare, che c'è la pianta vigorosa e quella debole. C'è quella che fa 1,2 kg, quella che ne fa 2 kg. Ci sono zone in un vigneto più fertile e una zona meno fertile. Però, purtroppo, non riusciamo sempre a assecondare queste differenze, non siamo a correggere, anche perché se una volta erano i nostri nonni a potare e parlavano, direi, alle viti come si parla con un umano e quindi ragionavano con la... Adesso chi pota o sono persone che vengono da altri luoghi dell'Europa dove non conoscono le viti, o i giovani molto spesso non hanno quella sensibilità, o ancora si può meccanizzare anche la potatura adesso. Allora, l'obiettivo di precisione vuol dire conoscere la variabilità naturale, che in un vigneto qui è molto forte, mancano le viti, questa variabilità ha diverse origini, la variabilità genetica, quindi il materiale genetico è eterogeneo, i terreni sono diversi in un suolo, in un vigneto, quindi danno risposte diverse alla pianta, le malattie, il virus, la malattia dell'esca, e poi anche la gestione culturale può essere un fattore di variabilità. Questo, vedete, è un esempio di un vigneto che viene poi la varietà potenziata dalle annate, vedete, le zone chiare e scure indicano un diverso vigore. Allora, le zone, diciamo così, interne, quella zona chiara è una zona poco vigorosa, le zone più scure sono quelle vigorose, quella molto molto scura è quella debolissima, c'è un problema probabilmente. Guardate nelle annate come cambiano le disposizioni. Le disposizioni dei colori, vedete come cambiano, come anche l'annata può modificare il vigore e quindi naturalmente la produttività. E quindi per noi è molto difficile interagire con l'annata, non sappiamo quello che succederà poi dopo. Guarda, qui è un esempio di una valutazione fatta con una tecnica abbastanza, la vedremo, sofisticata, moderna, che misura il vigore della pianta dall'emissione di una radiazione infrarossa dalle foglie. Una pianta che fa fotosintesi utilizza solo l'1% dei fotoni per fare fotosintesi, la gran parte di questa energia viene rispedita all'atmosfera, viene ridata all'atmosfera sotto forma di radiazione infrarossa. Per cui una pianta che fa molta fotosintesi, che è vigorosa, emette molta infrarosso, una debole meno. Allora, qui abbiamo fatto un'analisi di confronto. Questo è un vigneto in cui abbiamo considerato 5 suoli diversi con diversa fertilità. Se io faccio poi l'analisi del mio vigore, vedete, c'è una corrispondenza tra quei suoli e la risposta della pianta. Quindi sono i 5 colori che vedete, o 4, rappresentano 4 vigori diversi. Allora, io riesco attraverso la emissione di infrarosso con dei misuratori, vi farò vedere, molto semplici, apparentemente semplici, qual è il vigore di questi. Non vado più ad analizzare il terreno come una volta, non faccio più casi, non faccio più trincee, non faccio più analisi sofisticate, mi baso solo sulla risposta della pianta ai diversi suoli. Vedete, qui abbiamo un altro esempio, questo è un vigneto in cui i colori individuano per esempio anche produzioni diverse, posso valutare, qui abbiamo un chilo 2 per cepolo, io ne ho 3,7 kg, vedete, il rosso è debole, l'azzurro è vigoroso. Naturalmente, cosa ne fa il viticoltore di questo? Beh, vendemmia in modo diverso, vendemmia la parte più debole prima e vendemmia la parte più vigorosa dopo, ma non solo, interviene con concimazioni differenziate, vedremo. Questo è il modo con il quale si fa la misura dell'infrarosso
dell'emissione, quindi io misuro il vigore della pianta e poi correlo in questo vigore alla risposta in produzione di zucchero, acidità e antociano. Qui sono gli utilizzi, non ve li spiego. Questo è interessante, con un drone abbiamo fatto una prova per valutare a Bolgheri la distribuzione della maturità nel territorio. Vedete, i colori che voi vedete indicano una diversa percentuale di zuccheri. Allora, le parti più verdi sono quelle più zuccherine, le parti più rosse sono quelle meno zuccherine. Vedete, io posso in ogni vigneto individuare addirittura le parti che sono più mature da quelle meno mature e posso poi anche intervenire nella raccolta differenziata. Allora, queste informazioni mi servono per fare quella che viene chiamata la tecnologia viticoltura lato variabile. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che io con misuro concimazione, trattamento, sfogliatura, diserbo e vendemmia alle caratteristiche di vigore del vigneto, alla sua produzione e alla sua qualità. Ecco, ad esempio, questo è per la concimazione. Io nella cabina del mio trattore il mio vigneto già è referenziato, so dove sono le zone più vigorose e meno vigorose, non devo mica gestire io lo spandiconcime. Lo spandiconcime si gestisce in base ad una serie di apertura, di chiusura della distribuzione in funzione del fabbisogno. Quando vado in una zona debole quello si apre, quando è in una zona forte quello si chiude. Quindi risparmio anche del 30% di consime, ma la cosa importante è in 4-5 anni riequilibrio il mio vigneto. Lo porto in condizioni standard, non ho più la zona produttiva e quella meno produttiva. Così, vedete, questo è un vigneto prima della prova di coltivazione, questo è una vigna georeferenziata, questa è la quantità di azoto che viene data in funzione del vigore. Vedete, i colori sono da 4 kg fino a 30 kg per ettaro misurati, quindi nelle zone deboli vado a 30 kg, nelle zone forti o più a 60 kg, dipende dove sono le mie prove, ma per dirvi come questo si può fare ormai abbastanza facilmente. Ci sono, diciamo così, delle società di contattismo che mettono a disposizione la macchina per fare queste concimazioni differenziali. La stessa cosa capita per i farmaci. Voi pensate che di quello che noi diamo sul bersaglio ne va dal 20 al 30-40%, tutto il resto si disperde, dell'aria, del terra, delle derive, quindi anche lì dobbiamo fare in modo di migliorare il rendimento. Allora, cosa succede? Davanti alla trattrice abbiamo un sistema di valutazione della chioma ad ultrasuoni. Quando il trattore entra in una zona con molta chioma, apre, fa aprire il distributore. Quando vado in una zona con poca chioma, lo chiude. E quindi si risparmia anche il 50% di prodotto, in modo automatico, non occorre stare lì a aprire e chiudere, ci pensa la macchina a farlo. Così possiamo vendemmiare in contemporanea un vigneto, mettendo su una vasca della vendemmiatrice una qualità dell'uva e sull'altra la seconda qualità dell'uva. La macchina opera separatamente su un'uva più matura, meno matura, e la mette sempre con quel sistema di georeferenziamento che abbiamo fatto prima. Vabbè, qui vedete la differenza delle due raccolte e la differenza anche nella composizione chimica. Vabbè. L'altra cosa importante, finisco, è quella dell'uso di questi dati. Voi capite che si raccolgono una quantità enorme di dati. Dati relativi al suolo, relativi al clima, relativi alle produzioni. Questi dati purtroppo vengono dispersi. Non riusciamo mai a metterli assieme. Allora sono create queste piattaforme WebGIS cosiddette, le quali prendono questi dati in serie storiche, raccolti in modo serio, e vengono elaborati in un certo modo. Cosa servono questi dati elaborati? Servono a creare dei modelli di previsione. Il nostro obiettivo non è quello di subire un danno e magari poi reagire al danno, ma di prevenirlo. Dobbiamo essere capaci un mese prima, 3 giorni prima, di capire cosa succederà e quindi andare alla soluzione. Queste piattaforme ci danno il messaggio. Io non entro, ci vorrebbe un pomeriggio per spiegarvi il funzionamento di queste piattaforme. Per esempio, posso un esempio sul rischio patologico, sulla quota di rischio, mi dice quando trattare e nelle prove fatte da noi in questi ultimi 5 anni abbiamo risparmiato il 50% dei trattamenti, solo utilizzando i modelli previsionali di queste piattaforme di gestione. E la cosa importante è che possiamo utilizzare gli smartphone come strumenti di conoscenza. Ora, intanto le piattaforme operano non su territori molto amplissimi, ma vanno a ettaro, mezzo ettaro, 1000 metri.
cioè il dato che viene raccolto, molto spesso utilizzano dati di satellite, se abbiamo una rete straordinaria di satelliti che operano con una precisione di mezzo metro a livello del terreno, o anche un metro, quindi con precisioni altissime. Noi costruiamo allora degli strati, lo strato del suolo, lo strato del clima, lo strato del porto innesto, lo strato della varietà, e su questa distribuzione di conoscenze noi facciamo di alcuni anni le previsioni. Il calcolatore elabora un modello che dice quest'anno è molto simile a quell'anno lì in cui abbiamo avuto quell'effetto lì, quindi tu stai attento che puoi andare verso quella cosa lì. Questo qua viene elaborato da uno smartphone con una delle applicazioni, questa qua è un'applicazione che mi dice il rischio di peronospora, quindi tignola, assente, presente, grave, e mi dice quando trattare, così posso farlo sulla maturazione. Mi dice in quel vigneto, in quel posto, mi fa vedere con Google il posto preciso dove io sono e dove io opero, e mi dice guarda il pino nero o il lagraide è quel punto lì, quindi tu hai quel grado, hai quel pH, hai quell'acidità, rischio di raccato, e mi dice quando devo vendemmiare, guarda tra 5 giorni e tra 2 giorni. Allora il tecnico della cantina sociale, questo è un progetto che era partito da Cavi, che è una cantina secondo grado in Trentino dove raccoglie 11 cantine sociali, questo gli serve per gestire tutta la vendemmia in un cambio climatico. La cosa importante è non far stramaturare l'uva, sia per l'eccesso di alcol, ma anche perché si perdono i profumi, si modificano negativamente i contenuti polifenolici. Quindi raccogliere tempestivamente vuol dire raccogliere una materia prima importante per la vinificazione, e questo me lo consente. Ma non solo, mi programma tutto il nuovo vigneto, dice va tu lì non piantare più lagraino, pino nero o chardonnay, lì è una zona da terodeo, perché il risultato è quello, quindi programma anche il suo futuro. E quindi l'ultima cosa è questa, rapidamente, sta partendo a livello nazionale e ogni regione sta facendo i bandi, quello che viene chiamato PSR 2020, quindi una grande opportunità finanziaria che finanzia con la misura 16 l'applicazione dell'innovazione su questi elementi: sostenibilità, cambio climatico, biodiversità, competitività, governance e marketing. Ecco, noi dobbiamo, parlo noi per dire Campania, per dire la vostra regione, mettere assieme delle aziende per poter sviluppare un qualche progetto in queste, su queste macro aree, e ad esempio la zonazione, l'uso dell'agricoltura a rate variabile o di precisione e la piattaforma sono coerenti, perché c'è sostenibilità, c'è cambio climatico, c'è biodiversità, c'è competitività. Quindi su questi tre grandi argomenti si può costruire benissimo un grande progetto per i vostri futuri. Grazie per l'attenzione. Grazie al professore Scienza che ci ha tenuto ferma l'attenzione praticamente sulla relazione ampia ma molto concisa, e praticamente il nostro futuro ci ha detto che è quello e anche quello. Noi come Guardiense siamo proiettati a iniziare questo discorso, lo inizieremo a piccoli blocchi, già iniziamo da quest'anno, il progetto VRT che praticamente facciamo con una serie di aziende a livello nazionale ha promosso questo, il dottore Cotarella ce ne parlerà penso in maniera un tantino più dettagliata, quindi la parola al dottore Cotarella per la sua relazione. Mi sento praticamente orgoglioso che tu, caro Attilio, sei qui con noi in questa sede di questa cantina che io seguo ormai da diversi anni, e forse stasera è un po' la sublimazione di un percorso scientifico passionale che questa azienda ormai da anni sta facendo. Tutto ciò che tu ci hai illustrato, che io conosco, ma ogni volta che ti sento mi sembra di avere a che fare con te la prima volta, tanto è interessante e coinvolgente il tuo modo e i tuoi contenuti. Detto in questa sede è ancora più importante perché va a completare un qualcosa che noi stiamo facendo e che grazie al tuo aiuto andremo anche a perfezionare.
D'altronde, Attilio, questa è una zona che è destinata non a fare vino, a fare solo vino, come tante zone d'Italia dove non c'è alternativa all'agricoltura. Ma è anche una zona storica. Ho visto un catalogo, un concorso fotografico mandato il sindaco, beh, su 20 fotografie, 16 o 17 rappresentano i vigneti di questo paesaggio, quindi è un po' la bandiera, oltre ovviamente al motivo di sostentamento di chi fa agricoltura e delle famiglie che stanno in questo territorio. E allora in questo percorso la cantina si sta adeguando ai tempi, non rinunciando a nessun particolare riferimento a quelle che sono le piccole cose che poi diventeranno grandi attraverso la sperimentazione. La cantina è una delle aziende fondatrici di questo gruppo di aziende, ormai sono 32 aziende sparse in tutta Italia, di questo siamo orgogliosi perché siamo il primo gruppo che fa sistema, cosa rarissima in Italia. Si vive di invidie, di piccole gelosie. Qui 32 aziende e diventeranno sicuramente molti di più, si sono costituite in un contratto di rete che hanno come scopo essenziale la ricerca, finalizzata a uno scopo pratico, pragmatico, cioè a portare reddito al vigneto. Però la ricerca è il primo step, il reddito è l'ultimo. Per arrivare dal primo all'ultimo c'è una serie di processi, di atteggiamenti, di operazioni che non sono facili da attuare. Ci sono errori che faremo, perché comunque la ricerca non è scevra da errori. Non è, se uno fa errori non è una ricerca, è una cosa scontata. E allora ciò che questo gruppo di aziende sta facendo, ripeto, con la cantina Pardienze ai vertici di questa ricerca, guardate che una cantina sociale che fa ricerca è una mosca bianca. Generalmente nelle cooperative non c'è questa voglia di questo orgoglio di migliorarsi, di tirare fuori il meglio di sé. Qui c'è, e ve lo posso garantire io perché vivo di soddisfazione di questa ricerca. Qui Attilio, non te l'ho mai parlato, ma sono anni che stiamo portando avanti dei progetti di qualità con risultati veramente fuori da ogni più ottimistica previsione. E questi progetti sono seguiti da tecnici soci dell'azienda che controllano vite per vite, vigneto per vigneto, socio per socio, che il protocollo sia attuato nei minimi particolari. E se c'è qualche raro socio che non si adegua, esce dal progetto. E i risultati stanno venendo veramente con grande generosità. Però dobbiamo affrontare anche argomenti che tu stasera hai da par tuo evidenziato, vale a dire le problematiche che derivano da cambiamenti epocali. Io mi auguro che quella slide tu hai presentato di questi cicli e ricicli della storia, no? Che possa ritornare l'inverno, che possano ritornare le stagioni. Stasera uno dei soci tecnici dell'azienda mi ha fatto vedere la fotografia di una varietà di uva non ben identificata che le gemme stanno già aprendosi e che insomma lascia un po' di preoccupazione, no? In funzione dell'andamento climatico. Ecco, noi dobbiamo prendere i dovuti provvedimenti preventivi. Però tutto ciò che il professor Scienza stasera ha rappresentato a livello di porti inglesi, a livello di intervento tecnologico, di computer, a livello di produzione di vini senza solfiti, a livello di interventi nei vigneti non utilizzando prodotti residuali, ecco, l'azienda Pardienze insieme alle altre due aziende facenti parte di questo gruppo, che si chiama, la sigla è WRT, che è per One Research Team, cioè un gruppo di aziende destinate alla ricerca, le sta già attuando. E io penso che in questo, in un territorio così fortemente evocato dall'agricoltura, abbia anche uno scopo sociale. Io credo di interpretare, ma ne sono convinto, che la cantina Pardienze è aperta a mostrare questi risultati anche a livello di consorzio, a livello di altre cantine. Io come presidente di
filologi italiani. Organizzeremo, Presidente Vigna, anche qui a Ragantina, una riunione con tutti i tecnici del territorio per presentare queste sperimentazioni, questi risultati, perché se è una cosa fatta da un'azienda, si fa l'azienda ma non si fa il territorio, e un'azienda senza territorio non è un'azienda, quindi è un po' un cane che si morde la coda, no? E quindi dobbiamo andare tutti in quella direzione. Una cosa che volevo sottolineare a Tilio è che in questo nostro gruppo di cui tu fai parte e che ti abbiamo, come stasera ho detto, gelosamente in esclusiva, fanno parte anche altre personalità al pari a Tilio in altri settori, che poi presenteremo, no? Perché qui alla Guardienza faremo un po' una sorta di Madonna Pellegrina con Attilio, gireremo un po' per le diverse aziende per presentare questo nostro progetto. Ci sarà un professor Riccardo Valentini, che è un esperto meteorologo e che anche lui sta perfezionando attraverso ormai questi smartphone tutte le ricerche e tutte le conseguenze preventive, consuntive, post evento dei fenomeni della meteorologia. C'è un grande ricercatore, il professor Fabio Mencarelli, che assisterà più la parte enologica, specialmente la parte dell'abbassimento delle uve. Voi sapete che in questo momento il mercato richiede vini di una certa struttura, tra cui anche una certa morbidezza, che può derivare soltanto dalla sovramaturazione delle uve o dal loro abbassimento. Amarone piuttosto che primitivo, Doce, Tenore, sono i vini che adesso vanno maggiormente. Noi abbiamo un'uva rossa che non è proprio adatta per questo, perché ha un carattere maschio e come tale va preservato, ma un discorso che invece potrebbe andare molto bene verso la Falanghina, dove noi abbiamo già fatto a livello della Cantina Guardienza delle prove di appassimento con risultati veramente notevoli. Qualcuno di voi assaggiava anche il nostro passito di Falanghina, beh, insomma, non c'è niente da invidiare a tanti passiti commemorativi nostri o anche oltralpe, soltanto bisogna farli conoscere. A livello enologico, diciamo che è più l'aspetto un po' più tecnico e che meno mi riguarda, salvi i miei colleghi, è un discorso che vedremo a parte, ma noi partiamo da un concetto. Ormai non è più che un concetto, è una regola essenziale che permette alle aziende di sopravvivere, senza la quale non c'è presente, figuriamoci, c'è il futuro. La viticoltura, come diceva Attilio, ormai non è più la viticoltura, qualcuno dice purtroppo, ma bisogna essere realisti del terreno, dei nostri avi, dove andavano in campagna i nostri nonni, sbinnonni, parlavano con le viti. Proprio era un colloquio morale e spirituale, vite per vite. Non c'è più perché è diventata un'agricoltura intensiva, il vino non è più un alimento ma è un mezzo di sostentamento economico delle famiglie e quindi al di là di tutto deve dare un reddito, assolutissimamente. Se si esce da questo concetto finisce l'agricoltura, ma non è sufficiente. Il reddito deriva da certe fonti le quali non possiamo non accedere. Se non c'è il reddito economico, e quindi proviamo alla fine di questa attività, e tante zone come la vostra, come la mia, dove sono andato io, dove non ci piantano pomodori o barbabietole o grano, finisce un settore della vita sociale di territori. Noi dobbiamo metterci in testa tutti, specialmente noi tecnici, gli amministratori o i proprietari di aziende, che se non ci adeguiamo ai tempi non c'è più storia. Cioè pensare di fare un'agricoltura senza la scienza, senza la ricerca, senza la sperimentazione, significa programmare un futuro alle porte che prevede un cambio di destinazione dei nostri terreni, vale a dire in questo caso abbandonare i terreni, e un cambio delle nostre professioni. Come possiamo raggiungere questo?
così come stasera. Io vi garantisco, ho fatto i salti mortali per essere qui stasera, domattina devo partire alle 4 per altro appuntamento, ma la presenza, caro Pigna, di tutte queste persone qui dimostra che siamo sulla strada giusta, e noi tecnici e voi amministratori abbiamo il dovere di dare ossigeno a questo fuoco del sapere. Le persone che qui stasera ci dimostrano, perché più che loro sarà la nostra responsabilità se venisse a mancare questa bella partecipazione, questo interesse che stasera veramente a me personalmente mi carica, ma penso a tutti i miei colleghi e chi è chiamato a darmi sostegno. Grazie. Ricordare che grazie a tutti veramente per la presenza, perché c'è veramente di tutto, dai sindaci, c'è il presidente della cantina di Solopaga che è saluto con altri amministratori, c'è il presidente del consorzio di tutela, il dottore Rillo, ci stanno altri sindaci, c'è il sindaco di Torrecuso, c'è il sindaco di Assepè, il sindaco di Quarte, sono i comuni più fidati della provincia di Bergamo, sono quelli che insieme al comune di Solopaga, dove c'è il presidente della cantina, diciamo sono i maggiori produttori di comuni. Io penso che questo discorso che abbiamo iniziato questa sera lo potremmo portare avanti tutti, e facendo un discorso territoriale sano, cercando praticamente di migliorare tutto quello che è migliorato, cercando di fare un lavoro insieme tutti quanti e non di campanile, perché i lavori di campanile servono al campanile e non servono praticamente alla collettività. E per questo vi invitiamo in maniera molto modesta, faremo un brindisi con, purtroppo non siamo riusciti a comprare lo spumante della cantina di Solopaga, ce lo volevamo accaparrare, invece dovremmo utilizzare con forza il nostro questa sera, quindi faremo un brindisi con lo spumante nostro al sangue di vitivinicolo e praticamente alla crescita delle nostre aziende e a tanti giovani che sono presenti un futuro sicuramente migliore di quello che c'è adesso. Grazie al dottore Cotaretta, grazie al professor Scelto.